Allora, c'è una cosa che non... Ecco, guardate Fede come si inclina. Questa inclinazione ci permette di lavorare meglio sull'accorciamento, perché quando Fede sta così, ovviamente vai a chiudere. In basso, qua c'è ancora spazio. Come faccio a accorciare ancora di più il dorsale? Dovrei avvicinare l'omero medialmente. Come lo faccio? Tac, in questo modo. Cioè vado a cambiare, rifallo come lo facevi prima inclinato. Cioè, esatto, girato. Così l'omero si avvicina in realtà più medialmente, accorcio di più. Ma un'altra cosa importante del profilo di resistenza di questo esercizio, che molti non considerano, che si ritrova anche nel pulley, vai inizialmente. Stai qua un attimo fermo. Allora, il gran dorsale, almeno il tratto dell'upper division e lower division, si intersecano più o meno in tutta quest'area, ci sono diverse origini e vanno tutte qua. Che cosa succede? Che quando inizi a tirare il gran dorsale, da questo punto sfrutta un effetto carrucola, ossia scarica tensione sul busto. È come quando invece di tirare una corda, voi la fate passare attorno a un sasso, si vede molto nei film, no? Quando devono fare delle arrampicate o delle cose, la fate girare attorno al sasso, oppure il cavo passa dalla carrucola, si scarica tensione. Quindi in questa prima parte del movimento io ho una parte di tensione che si scarica sul torso. Quando accorcio, vai, chiudo il movimento, guardate, ecco qua, si scarica molto meno perché sono arrivato da qua a qua, il collegamento è istantaneo, qua il dorsale deve tirare, quindi il massimo accorciamento, ho molta più forza, più tensione, per cui di per sé non solo riesco a esprimere meno forza, ma ho più tensione anche per la struttura del torso di per sé. La cosa interessante è che qua quest'angolo è chiuso, quindi la struttura dell'esercizio, la biomeccanica dell'esercizio mi permette di avere meno tensione. Quindi il resistance profile di questo esercizio già di per sé è un ottimo resistance profile, che è una cosa difficile da trovare sul dorso. Questa è un'altra caratteristica che lo rende uno dei miei esercizi preferiti per il dorso in assoluto.